Ora, siamo chiari, io il video il primo dell'anno non volevo farlo. Poi mi aprite sta roba qui e me le tirate però fuori tutte, con sta cazzo di dashboard del report vaccini anti-Covid. Una cosa giusta, una volta ogni tanto. Ma dannazione, la farete o no? Ciao internet, io volevo stare tranquillo il primo dell'anno, avevo preso come risoluzione dell'inizio dell'anno non incazzarmi. E poi esce questa, la dashboard del report vaccini anti-Covid. Cosa c'è che non va? Ma piuttosto che niente è meglio piuttosto, ma anche no. Ora, da dove viene questa roba? Ma a parte il fatto che è la più bella dashboard realizzata da un tredicenne che abbia mai visto su... su Power BI di Microsoft. Già, perché tutto questo arriva da un lancio in pompa magna dal sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri dicendo: ah, è online il report vaccini anti-Covid. E dove mi manda? Mi manda su una macchina di Microsoft, in questo caso Power BI, che probabilmente prende da un Excel, perché qualunque altra cosa che io potessi avere dietro di vagamente intelligente mi creava una visualizzazione come quella di Immuni, eccetera, con le mie dashboard. No, ma siccome dobbiamo fare le cose in modalità cinofallica e probabilmente il più velocemente possibile, usiamo Power BI, probabilmente da una serie di Excel. Ora, cosa c'è che non va su qui? A parte i social pulsanti e tutte le varie parti. E i dati? Cioè, maledizione alla vostra divinità nella forma di un animale impuro per la vostra religione. Quello che io devo capire di questa parte è i dati aperti. Lo diciamo da anni, l'apertura dei dati è fondamentale. È quel sistema di fiducia a doppia via che normalmente si dovrebbe instaurare. Qui dentro dei dati non ci sono. Peraltro, con Power BI bastava davvero abilitare un'iconcina per avere i dati sottesi direttamente disponibili, ma no, i dati no, bisogna semplicemente entrare come bambini dell'asilo a giocare con le visualizzazioncini a carini e con la primula, che se invece della primula, magari invece che stare lì a fare le cazzatine della primula, mi fossi un attimino preoccupato di come fare a derogarli i vaccini, ad esempio in questo momento su 469.000 dosi non avrei... ad esempio fatto, dov'è la Lombardia? L'avevo vista prima. Non sarei stato come la Lombardia con 80.000 dosi consegnate e 2.000 dosi somministrate, no? Ma a parte quello, a parte i dati, facciamo finta che i dati non ci siano. C'è una cosa che volevo farvi vedere. Volevo farvi vedere, che meraviglia, tutti i cookie che ci sono a disposizione. Avete visto una privacy policy? Avete visto una cookie policy da qualche parte? Ah, tra parentesi, avete visto da qualche parte una privacy policy? No, perché non è linkata, perché la privacy in realtà serve per le aziende normali. Perché se no, se le aziende normali, se tu fai una roba del genere, il garante ti viene a prendere, ha un rimedio medievale per il tuo di dietro. Questa cosa ovviamente, per quanto riguarda lo Stato, non serve, no? La privacy policy qui cosa ti serve? Voi dite, ah, ma no, ma ci sarà nella privacy policy iniziale? Allora andiamo a vedere se c'è nella privacy policy iniziale. Andiamo a vedere i miei cookie con Power, tutti i cookie di Microsoft, Power BI. Ci sono il session ID, l'affinity ID e i user session. Quindi lo dovremmo trovare nella privacy policy. Eppure nella privacy policy di governo queste cose non ci sono. Perché qua si parla di cookie di terza parte di YouTube. Tutto il resto, e Google Analytics, scusate, per il resto niente di tutto questo, vero? La cosa interessante non è solo quello, è che noi sappiamo benissimo a cosa servono quei cookie, guardate, ve lo dico. Raffinity serve per fare in modo che il cookie che venga settato, lo facciamo un po' più grande, che è strettamente necessario perché sappiamo che serve per il load balancing. La AI session non è strettamente necessario, è per performance e quindi viene chiuso quando io chiudo il mio browser. E la terza è AI user. AI user viene tenuto per un anno, memorizzato per un anno. Non è strettamente necessario, è tecnico, ma non è strettamente necessario e serve solo per performance. E l'ho scoperto dal sito di
non da loro. L'ho scoperto dalla cookie policy di Open Innovation di Scotland, cioè in Scozia. Il sito di Open Innovation Scotland ovviamente non mette cose in modalità cinofallica, ma ti spiega effettivamente quali cookie andranno a utilizzare, dove, come e perché. E non è difficile, basta semplicemente non fare le cose a cazzo di cane quando capita di corsa, e così, giusto per far vedere, in preda di annuncite storica, la dashboard carina e coccolosa con dietro i tuoi Excel. Serve semplicemente pianificare, fare le cose fatte bene e soprattutto dare la possibilità a chiunque di recuperare quei dati, perché davvero, con tutta la buona volontà di questa terra, basta un ragazzino di 13 anni e un po' di tempo per prendere dai dati aperti qualcosa di meglio che questa dashboard piena di primule, di imprecisione e di cookie che noi non vogliamo. E con questa meravigliosa cosa io volevo semplicemente augurarvi buon anno, ma non ce la faccio, perché il buon anno inizia con una cosa come questa. E io spero davvero che il garante arrivi e che arrivi probabilmente dotato di una K47. Tutto qui. Io sono Matteo Flora, non ero nemmeno vestito per l'occasione, nella vita di tutti i giorni vengo da sicurezza informatica e vengo in pace, aiuto le aziende e le persone a migliorare e incrementare la loro reputazione con strategie basate sui dati, che trovate qua sotto alcune delle società, mentre invece quasi tutti i giorni, ma adesso sono in pausa, almeno fino a lunedì dopo la Befana. Nella vita di tutti i giorni, con Ciao Internet, racconto algoritmi e regole che governano macchine e domani, per capire un po' come la rete ci sta cambiando e come, soprattutto, tante volte, non ci sta mica cambiando in mezzo, in meglio. Registratevi, se volete, qui dove state vedendo tutto questo. Qua sopra, matteoflora.com, trovate tutti gli indirizzi e tutti i vari ammenicoli, come il canale Telegram, la newsletter, quello che volete. Buon anno e, come sempre, e anche questa volta, grazie mille per avermi ascoltato ed estate parati.